Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.30, il 6 di luglio. Benvenuti alla mia diretta, naturalmente. Io per prima cosa ricordo sempre a tutti di condividere pigiando sulla freccetta che vedete sotto il mio viso, in modo tale appunto da poter allargare le nostre dirette a quante più persone possibili. E ricordo che dopo la diretta, comunque, la registrazione di questo intervento resterà in video sulle mie pagine Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e anche naturalmente su YouTube. Sempre in via preliminare, voglio ricordarvi che domani non sarò, in diretta Facebook, quindi rara eccezione, perché come sapete. L'obiettivo è di essere online tutti i giorni da lunedì alla domenica, ma domani è sabato 7 e domani si tiene l'Assemblea Nazionale del PD a Roma. Di conseguenza partirò molto presto nella mattinata, tornerò tardi la sera e quindi sicuramente non ce la faccio. Ma domenica alle ore 17 ci vediamo nuovamente online. Sapete che il sabato e la domenica cerco di essere online alle ore 17 in modo tale da non disturbare giustamente il pranzo del fine settimana con le vostre famiglie. E l'idea domenica è di raccontarvi un po' come è andata l'Assemblea di domani. Naturalmente, visto che l'assemblea c'è e che ci prepariamo ad andarci, sarà, come dire, opportuno che io vi dica sin da subito che cosa ne penso io, visto che mi fate la cortesia e il piacere di essere online con me. In questi giorni ci sono state molte riunioni, ci siamo visti a Roma, poi io anche con i miei colleghi delegati in Assemblea Nazionale mi sono visto anche qui a Milano e vi dirò che la mia posizione è che il Partito Democratico debba andare a congresso quanto prima. Bisogna farlo perché naturalmente siamo reduci da una brutta batosta elettorale, siamo nel mezzo di una situazione politica estremamente complessa, con un nuovo governo che sta vivendo la sua luna di miele, con i mezzi di comunicazione di massa, con gli elettori, un governo che lancia messaggi, secondo me, sbagliatissimi, ma messaggi che parlano alla pancia del paese. Mi riferisco, soprattutto a Salvini, un governo che non sta facendo granché e quel poco che fa lo fa male. Penso al decreto dignità, un governo anche che sta dando poche occasioni di lavoro al Parlamento. Sapete che questa settimana sostanzialmente non siamo andati in aula perché non c'era nulla da votare, perché il governo si riunisce ma di fatto non produce. Il decreto dignità è stata una delle prime cose fatte. Adesso settimana prossima andremo in aula per discutere del decreto legge che si riferisce al Tribunale di Bari, sapete dove hanno dovuto mettere delle tende e quindi si riferisce all'operatività del Tribunale di Bari, ma in realtà il governo ha fatto poco altro. Quindi in questa situazione io credo che sia indispensabile che il Partito Democratico vada incontro a una bella stagione di discussione, che possa discutere delle linee politiche che ci sono in campo, perché diciamoci la verità, esistono due linee politiche molto differenti. Abbiamo letto, sappiamo che Nicola Zingaretti è in campo con la sua candidatura, io ho letto l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa al Corriere della Sera, nella quale, dico molto chiaramente, non mi sono ritrovato, trovo che sia una candidatura che parla al nostro passato, una specie di coperta di Linus che ci fa tornare, diciamo, a una sinistra novecentesca e che guarda l'esperienza di governo fatta con i governi Renzi e Gentiloni in un modo, secondo me, molto parziale, sbagliato, anche un po', come dire, semplicistico, ecco, liquidare le esperienze di questi governi come esperienze di narcisistiche o di persone prone al mercato o meritocratiche nel senso deteriore del termine, mi sembra sbagliato. Io credo che il Partito Democratico possa uscire da questa sua crisi, che non è una crisi che riguarda soltanto la sinistra in Italia, ma in tutto il mondo. In Europa in particolare, ma insomma negli Stati Uniti vediamo le cose come stanno andando. Io penso che se ne esca con più futuro, non tornando al passato e quindi guardando alle complessità del presente con ricette che non ricalchino soluzioni appunto antiche, ma che guardino al futuro con tutte le complessità che comporta, ma con più futuro, diciamo, non con soluzioni appunto di una sinistra che cerca rassicurazione invece di prendere il mare aperto, perché la verità io penso che sia quella. Io lo dico subito, penso che il Jobs Act sia stata una buona legge e che per esempio ritirare i voucher sia stato un errore. Penso che la buona scuola sia stata una legge dove
L'errore è stata forse non difenderla fino in fondo. Io sono magari, come dire, mi attrarrò gli strali di qualcuno, ma penso che questo governo, diciamo che il nostro governo avrebbe forse dovuto essere ancora più coraggioso andando in avanti e non essendo timoroso nella sua energia riformista. E quindi bisogna capire se nel Partito Democratico prevale una linea politica come quella che vedo io, decisamente riformista, oppure se il partito decide di fare marcia indietro e tornare a quello che a me ricorda un po' una specie di PDS di questo secolo, non so come dire, una versione ammodernata di qualcosa che abbiamo già conosciuto. Ho visto che Martina, per esempio, fa grandi aperture a Bersani, che io, devo dire la verità, non condivido, perché se il Partito Democratico ha avuto un esito elettorale infelice, chi si è posizionato su un segmento, diciamo, dell'arena politica ancora, diciamo, più a sinistra è andato molto peggio di noi. L'esperienza di Liberi e Uguali, io credo che dica delle cose molto molto precise. Io penso che il Partito Democratico abbia sì subito un travaso di voti molto importante, ma penso che se non fossimo stati coraggiosamente riformisti, forse pot saremmo potuti andare ancora peggio di come siamo andati. Quindi ci sono due linee, è bene che si discuta in un congresso ed è bene che lo si faccia prima delle elezioni europee. Perché le elezioni europee saranno le elezioni europee forse più importanti da quando il Parlamento europeo viene eletto a suffragio universale, c'è una presenza populista, sovranista e anti-europeista molto forte e quindi quelle elezioni avranno un significato profondo e noi dobbiamo essere pronti con una leadership legittimata dal Congresso, con una leadership legittimata dalle primarie, con una bella e sostanziosa discussione sui contenuti politici. Non possiamo, io penso, avere un reggente o un segretario che sia eletto semplicemente in assemblea. Quindi io penso congresso e congresso presto, prima delle elezioni europee. È bene che si elegga, diciamo che nel frattempo Martina, se darà la sua disponibilità, come io auspico, sia messo nella condizione di portarci a congresso nella pienezza delle sue funzioni e quindi se sarà proposta l'elezione di Martina io lo voterò. Ripeto, per me però è importante che diciamo entro febbraio, gennaio, febbraio, insomma prima delle elezioni europee, in tempo per organizzarci, organizzare la campagna delle europee, si abbia un segretario eletto dalla procedura congressuale, che è quella più solenne, che ci consenta tra l'altro di parlare di argomenti. Questa è la mia posizione, vediamo che cosa succederà domani, poi domenica alle ore 17 vi racconterò. Ma al di là di quello che succede domani, vediamo un po' qual è l'attualità politica di oggi. Vi ricordo naturalmente di condividere, anche mentre io sto parlando, questo video. La prima cosa, naturalmente, come sapete, si discute moltissimo dei 49 milioni della Lega. Devo dire, il Movimento 5 Stelle mi sembra molto titubante rispetto a questo argomento. Hanno fatto dell'onestà il loro, come dire, il loro slogan, onestà con la H finale. E invece in questo momento sono silenti. C'è un'intervista a Paola Nugnez sul Corriere della Sera nel quale, credo Falci, il giornalista, chiede alla Nugnez: ma scusate, tutte le domande che facevate a Salvini su perché, per esempio, non si fossero costituiti parte civile contro Bossi e Belsito, adesso le domande non glielo chiedete più? E la Nugnez dice: io non sono qui per far domande. Molto interessante, ma le domande restano sul tavolo. Sgradevole il tentativo della Lega di coinvolgere il Presidente della Repubblica. Sapete che mentre il Presidente era nelle Repubbliche Baltiche, Salvini ha chiesto questo incontro in modo abbastanza irrituale. D'altro canto, non è pensabile che il Presidente della Repubblica faccia da quarto grado di giudizio. Molto sgradevole, devo dire, l'uscita del sottosegretario alla giustizia Morrone, che è andato a parlare con i giovani magistrati, appunto, come sottosegretario alla giustizia, e ha detto che le correnti della magistratura dovrebbero sparire, anzi, dovrebbero sparire le correnti di sinistra della magistratura, del CSM, e lo ha fatto mentre siamo in campagna elettorale dei magistrati per il CSM. Quindi, diciamo così, un governo che cade su bucce di banana, anche banali dal punto di vista istituzionale. Un sottosegretario alla giustizia non dovrebbe permettersi di dire cose di questo tipo. E io penso che l'uscita di Morrone sia di una tale gravità che meriterebbe probabilmente che lui si desse un altro mestiere.
Ovviamente avete letto i giornali, tutti quanti i siti, anche in casa PD c'è stato un grosso problema perché Marcello Pittella, che è il presidente della regione Basilicata, è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari. Io naturalmente, come al solito, sono garantista sempre, nel senso che mi auguro, spero bene che Pittella possa quindi giustificare la sua posizione presso i magistrati, però io vorrei dire una cosa che io penso sia importante ed è che tutta la politica necessita in modo molto serio di una riflessione profonda su quelli che sono i comportamenti che teniamo nella nostra vita pubblica, perché capisco benissimo che delle volte, soprattutto chi gestisce le amministrazioni locali, si trova ingabbiato da una serie di normative che magari rendono quasi impossibile fare il proprio lavoro senza prima o poi avere un avviso di garanzia. Però proprio perché le cose stanno così, io penso che dovremmo avere un supplemento di attenzione e comportarci, come dire, come la moglie di Cesare, essere sempre al di sopra di ogni sospetto, pensare 3 volte anziché 2 a quello che diciamo, a quello che facciamo nel nostro lavoro, perché diciamo, è indispensabile provare, come dire, a non sollevare neanche il minimo sospetto. Lo dico da un punto di vista politico, non da un punto di vista giudiziario, perché ripeto, poi dal punto di vista giudiziario la giustizia deve fare il suo corso, bisogna considerare tutti innocenti fino a prova contraria. E la prova deve essere provata fino al terzo grado di giudizio. Però dal punto di vista politico io penso che una riflessione anche per noi, anche nel Partito Democratico e anche per gli altri, perché il Movimento 5 Stelle ha i suoi casini in vari posti d'Italia, ha la Raggi indagata, l'Appendino indagata, quindi non facciano quelli che non hanno problemi. Della Lega Nord abbiamo già parlato in abbondanza, Forza Italia figuriamoci, però io credo che sia veramente è arrivato il momento nel quale, ovviamente, avendo la massima fiducia nella magistratura e nella sua sensibilità che faccia le cose sempre nel modo migliore e che anche il lavoro della magistratura non appaia guidato in qualche modo telecomandato, però la politica su questo si deve dare assolutamente una regolata. Veramente, pensarci 4 volte anziché 3, perché qualche volta anche semplicemente, come dire, l'eccessivo entusiasmo per raggiungere dei risultati può poi causare il fatto come dire, di violare delle norme. E questa è una cosa che non ci possiamo più permettere, perché l'idea poi che si dica che siamo tutti uguali è un'idea che per chi fa politica onestamente è davvero deprimente, sbagliata e porta a un degrado dei rapporti politici nel paese che io penso non sia più tollerabile. Volevo dirvi ancora un paio di cose prima di chiudere. Uno, i dazi di Trump sono entrati in vigore, i cinesi hanno subito risposto, il rischio che stiamo affrontando è quello di una guerra commerciale planetaria che alla fine non farà bene a nessuno e che anzi potrebbe causare una sorta di grande recessione globale. Trump si fa forte del fatto che gli americani importano dalla Cina più di quanto esportino, però è vero che la Cina ha già imposto i suoi dazi su merci importanti come per esempio la soia americana. Abbiamo visto che con l'imposizione dei dazi di Trump anche le stesse aziende americane hanno espresso un grande disagio. C'è stata Harley Davidson che ha detto andremo a produrre fuori, la stessa General Motors. Vi voglio segnalare per esempio la reazione che ha avuto la Jaguar rispetto a Brexit, che è stata, diciamolo subito, Brexit è una mossa protezionista come un'altra, poi al di là degli aspetti politici, dal punto di vista commerciale è chiaramente una mossa protezionista. Jaguar, che ha moltissimi, 40.000 dipendenti, credo, in Gran Bretagna, con l'indotto si arriva a 200.000, ha detto che potrebbero ritirare fino a 80 miliardi di investimento se Brexit non troverà un esito ragionevole nel senso dei rapporti commerciali con l'Unione Europea. Prima di Jaguar avevano detto le stesse cose anche altre aziende, come per esempio Airbus, che è un'azienda importantissima, tra l'altro franco-inglese, quindi che sarà impattata molto da Brexit. Tra l'altro segnalo che Boeing ha fatto da poco quindi che il principale concorrente di Airbus ha fatto un accordo con Embraer, il produttore brasiliano di aeroplani, per
Quindi in una fase così, come questa, evidentemente questi dazi provocano grandissima preoccupazione. La sensazione è che Trump faccia le cose senza curarsi particolarmente delle conseguenze. C'è da segnalare un aspetto positivo, più o meno positivo, che poiché, come sapete, Trump ha minacciato anche dei dazi sulle automobili europee. Le automobili europee hanno un dazio del 2,5% verso gli Stati Uniti, mentre le macchine americane arrivano in Europa col dazio del 10%. C'è stata una proposta tedesca di abolire completamente i dazi dalle due parti, che sembra l'amministrazione americana possa considerare. Comunque, certamente dobbiamo continuare a osservare, questo fenomeno con grande attenzione, perché le conseguenze globali che potrebbero derivarne sono molto serie. L'ultimissima cosa, ci sono importanti pronunce giurisprudenziali per quanto riguarda le famiglie arcobaleno. Le famiglie arcobaleno, come sapete sicuramente, sono le famiglie di gay o di lesbiche con bambini. Questo è sempre stato un po' il centro della discussione sui diritti LGBT, perché poi in fondo quelli che contrastano l'uguaglianza tra le persone, anche sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, dicono fate un po' quello che volete, ma i bambini non si toccano. In realtà è una posizione assurda perché si parla di bambini innanzitutto che esistono e che vengono cresciuti, come tutti sappiamo, chi ha un'esperienza diretta, ma insomma ci sono fior di studi scientifici, vengono cresciuti questi bambini con lo stesso amore, lo stesso affetto di tutti i bambini del mondo, che hanno una famiglia che li ama. E bisogna occuparsi di questi bambini perché il negare diritti ai bambini delle famiglie arcobaleno sembra una punizione data ai genitori, una punizione tra virgolette, ma in realtà chi poi paga le conseguenze di questa assenza di normative, di assenza di diritti, in realtà sono poi i bambini che magari si trovano ad avere un genitore solo anziché due dal punto di vista dei diritti, perché se non si riconosce la genitorialità in entrambe le parti della coppia, è chiaro che quel bambino ha un legame giuridico solo con un genitore, per cui per esempio ha diritto all'eredità soltanto di uno di quei due genitori, o ha diritto a essere, diciamo, anche i doveri del genitore sono in capo a una sola persona e non a due. Per un bambino avere due genitori è naturalmente meglio che averne uno solo. Devo segnalare appunto due pronunce, una del Tribunale di Pistoia e l'altra del Tribunale di Napoli, che ha detto a due coppie di donne che le mamme non biologiche devono essere considerate madri a tutti gli effetti, cioè non madri adottive, ma madri sin dall'inizio. Questi due tribunali sostanzialmente hanno, queste due corti, si sono rifatte la legge sulla inseminazione. Quindi in vitro, sull'inseminazione artificiale, quindi sulla gestazione attraverso appunto l'inseminazione artificiale, che dice sempre che quando si utilizza l'eterologa, il genitore non biologico è comunque genitore a tutti gli effetti e per esempio non può cambiare idea. Quindi se una donna resta incinta con l'eteologa, il marito che ha voluto con la donna, l'uomo che ha voluto con la donna questo bambino non può tirarsi indietro a un certo punto dicendo ma io non sono il padre biologico. Al momento in cui si aderisce a un progetto di genitorialità, quella responsabilità permane per sempre. E il Tribunale di Napoli di Pistoia, quindi le corti di Napoli di Pistoia, hanno detto che questo si applica anche a una coppia di due donne, cioè se si utilizza l'eteologa, la donna che non è la madre biologica ha comunque aderito al progetto di genitorialità e quindi ne è obbligata e legata sin dall'inizio. Peraltro, invece, il Tribunale di Pordenone ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale rispetto alla legge 40, quindi la legge che si occupa proprio di questo tema scottante, dicendo che il fatto che la eteologa sia riservata dalla legge 40 soltanto a coppie eterosessuali sposate, sostanzialmente, possa avere dei profili di incostituzionalità perché non si capisce per quale motivo, appunto, non è dato la possibilità anche a una coppia di donne lesbiche. E quindi vedremo poi la Corte Costituzionale cosa dirà. Però questo segnala comunque un cambiamento e segnala un orientamento che si sta consolidando della giurisprudenza. Io penso che sia importante. Lo dico al di là del caso delle famiglie arcobaleno perché, vedete, alla fine fuggire da quella che è la realtà io penso che non sia mai la cosa giusta da fare. Esistono dei fenomeni sociali che si manifestano nelle nostre comunità e a questi fenomeni sociali non si può reagire con la politica dello struzzo, ignorandoli, mettendo la testa sotto la sabbia, ma la politica, anche quando non ama, diciamo, quello che si manifesta nella società, ha la responsabilità di governare ciò che si manifesta nella società. Chi fa politica deve governare non la società che immagina, ma
ma anche la società che ha davanti a sé. E allora, poiché le nostre famiglie si stanno modificando, la sensibilità sociale si sta modificando, bisogna che la politica dia delle risposte all'altezza di queste novità. Questo è il punto. E lo dico in particolare al ministro della famiglia, Fontana. Il suo compito, così come il compito di tutto il governo e della politica in generale, è appunto quello di saper dare delle risposte a ciò che nella società accade. E ricordiamo che la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio, dice la Costituzione, ma dice la società naturale, cioè la società che noi vediamo in natura. Quindi non può essere, diciamo, non può essere modificata dalla politica, non è la politica che dice la famiglia qual è. La famiglia è ciò che si manifesta davanti a noi, davanti ai nostri occhi. E questo che stanno dicendo queste sentenze, è molto importante perché ci ricorda l'obbligo che chi fa politica ha di guardare laicamente alla società e di dare risposte alle persone, che ci hanno dato la loro fiducia. Questo è il nostro compito, questa è la nostra responsabilità. Io vi saluto, vi ricordo che domani non ci sarò perché sono a Roma per l'Assemblea Nazionale del PD. Vi chiedo di condividere questo video ancora una volta e vi do appuntamento a domenica, che sarà l'8 luglio, alle ore 17. Ci vediamo domenica e buon fine settimana. Ciao!